Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Broadlink. Ma guarda te. No, stiamo cercando di fare una serie molto più specifica per quanto riguarda questo prodotto, perché abbiamo visto che le domande sono tante, le risposte da dare per iscritto sono difficili da scrivere, comunque sono difficili da poter spiegare tutto nel dettaglio, quindi abbiamo pensato di fare questi video. Un po' di tanti piccoli video dove dettagliamo i problemi e cerchiamo di essere brevi, soprattutto che per noi è difficile. Esatto. I nostri video durano abbastanza, per cui bando alle ciance, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e beccatevi la nostra sigla. Entriamo come al solito nell'app IHC4EU, ci compariranno i tre dispositivi, l'RM, la TV e Sky. Noi opteremo per poter andare ad agire col timer sulla TV, quindi clicchiamo su TV, i tre pallini in alto a destra, clicchiamo su quelli, la seconda voce timer, a questo punto added timer, quindi aggiungeremo un timer e qui gli diamo l'orario. Noi mettiamo un minuto avanti rispetto all'orario attuale. Ecco, impostato l'orario, gli diciamo quante volte vogliamo che si ripeta questa azione, noi una volta. Dopodiché sotto operation gli diciamo che cosa vogliamo fare, quindi noi vogliamo fare lo spegnimento del TV. Clicchiamo sullo spegnimento, facciamo il tasto save e a questo punto aspettiamo semplicemente che arrivi l'orario e che il televisore si spenga, perché noi abbiamo impostato che alle 10:27 una sola volta il televisore dovrà spegnersi. È scattato l'orario, come avete visto il televisore si è spento. Per poter eliminare la funzione che abbiamo appena creato basterà fare uno scroll verso sinistra e cliccare su elimina. Speriamo di essere stati in questo caso esaustivi, che abbiamo dissipato un po' di dubbi. Vi ricordiamo che nell'info box ci sono i link dove poter acquistare direttamente i prodotti che vi abbiamo presentato collegandosi direttamente ad Amazon. E il canale Instagram! Ricordatevi anche, tanto è un click, non mi costa niente, andate sul canale Instagram, mettete un bel clicchettino del mi piace e noi siamo felici e contenti. Detto questo, io direi che ci vediamo al prossimo video con qualche dettaglio in più sul Broadlink. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!